Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nell'ultimo episodio dei Conto Terzisti su FS19. Ebbene sì, dopo mesi e mesi di episodi, mai una pausa, non mi sono mai fermato su questo canale, ho fatto due video della postazione e finalmente eccoci con l'ultimo episodio dei Conto Terzisti. Ragazzi, sto scherzando, però la lacrimuccia scende se... no... Scenderà a fine settimana quando registreremo proprio l'ultimo episodio su FS19, perché la settimana è ancora abbastanza lunga e anche se ultimamente, personalmente parlando, il tempo vola letteralmente. E ragazzi, dai, parleremo di lacrimucce nell'ultimo episodio proprio su FS19 in generale. In mia compagnia c'è Ema. Ciao a tutti. Lamborghini, che saluterà, e poi Turbostar. Ciao a tutti. Agronord dovrebbe essere special guest, ma come l'altra volta starà lì con calma a parlare. Ciao Luca. Ciao ciao. Lui sta ascoltando musica hard rock, non so cosa sta facendo, heavy metal. Comunque, detto questo, probabilmente ci sta, sta giocando con una postazione fissa a una sagra di paese, non lo so. Comunque, a parte gli scherzi, no, ragazzi, ma cos'è? Ho i commenti. Poverino, lo prendi sempre in giro. Ma non è vero, ci prendiamo in giro, è diverso. No, sto scherzando. Hai detto prendo in giro te, Ema. Esatto. Ecco, però a me, da me, nelle mie zone, si dice facile copare un che caga. Cosa vuol dire, Ema? Uccidere uno che... non so se si può dire sui Sì, tubi. Sì, puoi dirlo. È facile uccidere uno che caga, perché, capisci, è successo e quindi è facile. E quindi, no? E stessa roba è Luca, non può parlare e quindi giù battute. No, vabbè, ragazzi, volevo farvi vedere, prima di partire col convoglio che ci spetta l'ultima trebbiatura in questo territorio tedesco, vedete che questa qua è una barra a tappeto di Case, mi hanno dato in prova, questa Case mi hanno detto, dai Giuliano, è l'ultima campagna che fai in questa zona, prova la nostra Case, e io ho detto, guardate, se la sto provando all'ultima campagna, un motivo ci sarà. E però non mi hanno voluto ascoltare, me l'hanno data comunque. Però guardate, è una barra col carrellino incorporato. Se io premo il tasto per appunto ripiegarla, cioè guardate, no, non lo sapevo, non lo, cioè di sto bug veramente, ragazzi, ho scoperto l'esistenza oggi, stasera, per errore. Vedete che la portate in giro e poi potete pure dispiegarla e lei torna magicamente, non lo so, vabbè. Andani meglio il frumento. Dai, sì, certo. Dai, partiamo alla volta del campo. Per fortuna non l'ho mai acquistata questa case. Mamma mia. Cosa? No, per fortuna non l'ho mai acquistata questa case, sto dicendo, perché ragazzi, non ha sterzo. Non sterza niente. Andiamo. Vai Lamborghini. Che è sopra una class, anche se si chiama Lamborghini, ma dettagli. Vai. Niente, caro Turbostar, ti ho salutato. Buonasera. Sì, ho salutato, okay. Salutato. No, più che altro volevo dirti, dato che abbiamo già risposto tutti i commenti degli scorsi episodi e stiamo registrando un episodio uno dietro l'altro, volevo chiederti, hai qualche argomento interessante da tirar fuori? Ah, insomma, sì, dai, ho qualcosa in mente. Dai, posso, spara il primo. Provare a esporlo. Ma sì, spara il primo. Ah, no, allora... parlando di Ema, che insomma, quest'anno per la prima volta io ho fatto un giro in questa super fiera gigante, più grande d'Italia, insomma. Ok, sento un tono canzonatorio. Ah, no, ma ne hanno sempre parlato così, poi okay. Magari sarà il periodo, sarà insomma, sicuramente tanti macchinari particolari, tanti macchinari che non si vedono spesso, anche marchi, devo dire... che non si sa, almeno io non ho sentito spesso prima, tanti stranieri, cioè compagnie straniere intendo, sì. Però insomma c'è, cioè, tutti questi qua, io ho notato almeno parecchi attrezzi, cioè parecchi strumenti, diciamo terzo punto, insomma tutto ciò che non era rimorchio e trattori, perché quelli lì, okay, mi sembra o mi sono perso dei padiglioni o come dire...
Allora. Ce n'erano meno del solito o anche meno di una fiera agricola, per dire. Tiriamo i remi in barca in patria veneta adesso, No, eh. perché io ho confronto con quella, Sì, quindi. ho capito, sì, patriottico, il patriota è arrivato Ah, dai. veneto di uno. No, comunque a parte gli scherzi. Allora, intanto vi lascio in alto a destra l'episodio, il video che ho fatto a EIMA 2021, bravo Turbo che l'hai ricordato. Più che altro, penso di aver preso contro qualcosa con la trebbia, ma dettagli, tanto non è mia. No, più che altro appunto c'è il video su EIMA, io ho trascorso una settimana, ho lavorato tanto per il social team di EIMA, per il marketing interno di EIMA. E quindi non sono riuscito a. Veramente non ce l'ho fatta, ragazzi, a girare tutta la fiera. Mancavano un paio di padiglioni ancora. Quindi non l'ho vista tutta in una settimana, ma perché non sono andato là a divertirmi, ma a lavorare. Giusto un paio. Ecco, sì, giusto un paio. Adesso arriviamo anche a te, Agronord, che e se non hai un zunz sotto, parliamo anche con te. No, Ma. adesso sono libero. Ok, perfetto. Allora. È vero quello che dici, Turbo. Le attrezzature non mancavano, la componentistica non mancava, il giardinaggio non mancava, però tantissime. Mamma mia, Lamborghini che si fa il grinding, il grinder sul guardrail. Agro, cosa stai facendo? Cosa state facendo? Cosa state facendo? Ma. Sapevo che io portavo qualcuno per queste strade e si impiantava. Dio, mamma. Agronord, c'è una roba. Andiamo al campo così. Lasciamogli la barra. Mi è laggato in curva. Sì, l'importante è non ti laghi in culo da qualche altra parte. Comunque. Ma lascia lì, Agron, lascia lì. Porta. Oppure bravo Ema, ragazzi, è l'ultima puntata. Comunque sto dicendo vero, mancavano tantissimi brand di. Cosa stai facendo, Ema, di preciso? L'ho tolta dal mezzo. Ma cosa? Ma ci passavamo? Ma perché? Ma vabbè, mancavano tanti brand di trattori. È vero, ragazzi, c'è stata tantissima incertezza. Voi capite che EIMA è stata colpita duramente, forse la fiera mondiale che è stata colpita di più dal Covid, per un fattore organizzativo. Era tutto un tira e molla, tutto un sì, la facciamo quel giorno, no, seconda, terza ondata. Aiuto, cosa facciamo? Rimandiamo. E tantissimi che avevano prenotato il loro posto al secondo, diciamo, rimando, al secondo spostamento di date, si sono tirati indietro. Si sono tirati indietro con le peggio scuse. Per esempio, John Deere ha detto per salvaguardare la salute dei nostri clienti. Ma ragazzi, cioè, per favore, ok? E tante altre discorsi e scuse, secondo me. Dopo, più che altro, la verità era che era un fattore di insicurezza, del tipo, oddio, vado in fiera con la pandemia, ma non ci saranno tante persone a venirmi a vedere, conviene, non conviene, quindi insicurezza da quel punto di vista, insicurezze dal non confermare le date, cioè appunto hanno preso 2 volte le date, 2 volte sono stati smentiti. E quindi i brand, diciamo, più potenti, che alla fine sono i costruttori di trattori e macchine semoventi, hanno deciso tantissimi di disertare. E cosa è successo, Ema? A me si è aggiornato il campo in. Vabbè. Ema? C'era il roundup prima. Guarda, ragazzi, è l'ultimo episodio. Gliela lasciamo passare, ma sarebbero tante le cose da dire. E Ti ho quindi. detto che c'era il roundup prima. Sì, il roundup, cos'è? Come lo chiama Lambo? Sei come la Neoland, te. Agronord, c'è un tubo in mezzo alla strada! Agronord, vado a prenderti la tua lama, aspetta un Ah, attimo. sto provando io a recuperarla. Io, portatela lì, gliela portate in mano per cortesia, con la super forza. No, vado a prendere Grazie. la coccaretta. Comunque sì, caro, devi prima dispiegare l'attrezzo lama. Toh. Ah no, io insomma immaginavo che Eh sì, c'è stata tanta insicurezza. non è neanche una fiera, non è una. Cioè i mezzi da portare in fiera, insomma, non è una cosa che si organizza in un mese, una casa, quindi Certo, e sicuramente tutti questi capisci fattori. Sì, anche sì. per esempio, non so se hai visto Sandy Wallan com'era. Ma mezzo milione di euro, secondo me, in marketing, logistica,
affitti, eccetera, è partito. Ok? Insomma, diciamo che si sono fatti notare. Ecco, boh. E quindi capite che se io stanzio 500.000 e poi mi cambiano due volte le date, mi incazzo. Quindi potrebbe darsi che... Perché non Trebbia? Trebbia, carissima! Non Trebbia più. Cambio sistema. Niente, non Trebbia più. Come mai? Aspetta che arrivo. No, va, no, non va più. Come mai? Hai del prodotto dentro, hai dispiegato la lama, la Trebbia, tutto. Ho fatto prima i 3D, non è che c'è metà frumento e metà Orzon, eh. Beh, lo vedi... È una case. È perché è in pendenza, forse. Proviamo a beccarlo da un'altra parte? Esci dal campo. Ah sì, è perché è in pendenza. Che palle. Vabbè, comunque, di cos'è che stavo parlando? Dei marchi, di stanziare i soldi per poi cambiare sì, le date. È stato molto difficile. Altri argomenti. Ci vediamo a Fiera Agricola. Ah, bene, bene. Ma no, bene, bene, bene. Benissimo, cosa devo dire? È un'affermazione. Ci sarai anche te, no, Turpo? Ci vediamo, Iet. Sì, dai, farò un giro. Sì, vabbè. Non mi vuoi, non lo so. Ma è pubblica, quindi anche se mi stessi sicuro io... Cioè, puoi venire comunque, eh? Ah, sì? Sì. Beh, dai, va bene. Almeno allora, ci parli penso... con gli organizzatori e segni in blacklist il tuo nome, tipo come il dress code in qualche discoteca. Che poi a Verona non avete tanto il problema del dress code, eh? Cioè... No, non l'ho mai sentito. No, infatti non... Non c'è club che prevede un dress code... serrato, diciamo. Ovvio, no, che no, se quindi... vai là con la tuta da lavoro della stalla, anch'io ti manderei via, cioè non vieni manco in casa mia, ecco, quella tuta. No. No. Comunque, ma hai mai agganciato la barra o voilà. Ragazzi, scusate se lo sto tagliando così male, ma ho dovuto trovare una soluzione. Prova a fare il giro attorno a Lambo se ce la fai. Ma sto spostando tutto. Gira sotto sopra il carretto. Turbo, non distrarti. Dimmi più che altro se hai un altro argomento. È dura questa domanda adesso, perché prima ci avevo pensato intensamente. Oh madonna, ma solo Eima ti sei preparato? Ah, allora facciamo così. Com'è la situazione nella tua farm? Ma che palle che sei, però. Io ho una domanda importantissima. Vai, Ema. Sei andato a Montichiari? Ma che palle anche te. Aspetta, sì. Dimmi sì. Io ho una domanda importantissima. Aspetta, hai ritrovato con Luca il paninaro, quello lì che vendeva e mangiava il panino? Sì, Rec, questo è un bel argomento. Allora, sì, sono andato a Montichiari. E non so se magari sia qualcuno di nuovo. Avevo raccontato una storia con Luca, che eravamo andati a Montichiari nel 2020, che è una fiera agricola a Brescia, quella col mercato agricolo più storico d'Italia, più antico. E comunque era successo questo, che Luca 02, quello che viene a giocare qua, era alla ricerca di un autocaricante per le botole. In sostanza vediamo uno che è... diciamo interessante, e si ferma, gli chiede un po' di informazione sui prezzi e così via. Qualcuno mi venga a scaricare, grazie. E succede questo, che il signore che costruisce questi, diciamo, autocaricanti si alza e con il panino in bocca gli spiega a Luca le caratteristiche, ed era tipo una roba sì, perché ragazzi, questo autocaricante carica 12 balloni, due coppie per volta, policatenale, collino qua, era tutto, cioè ti mangiava in bocca e parlava con la bocca piena e la bocca aperta. Devo okay, dire ragazzi, che la riproduzione era proprio fedele, cioè mi sono proprio immedesimato, era uno schifo. Sì, sì. Okay, uno schifo.
quest'anno Luca era con dei suoi amici, è arrivato tardi, l'ho visto veramente per una mezz'oretta e purtroppo non siamo passati, ma l'anno prossimo faremo un revival di questa situazione. Voglio rifarlo, voglio andare là all'orario di pranzo, quando si trova con un panino in mano, andare a chiedere informazioni sul carro, ok? Le stesse che abbiamo chiesto. Questa è stato portato... è stato esaustivo nelle risposte, insomma, si è spiegato. Abbastanza, era un po' scazzato perché appunto stava mangiando, appunto, e l'atteggiamento era mai disturbato mentre stava mangiando. Cazzo, sei lì a vendere, però capisci, no? E il discorso, più che altro, che quest'anno sono passato, era gli stessi due carri, nella stessa identica posizione, con lo stesso identico tavolino, e lui nella stessa identica posizione, questa persona che mangiava. E stava mangiando il panino, un caffè anzi, scusate, perché eravamo passati io e Agronaut proprio verso quell'orario lì. E sai che forse ti avevo accennato qualcosa, Agronaut, non so se ti ricordi. Sì, ricordo. Ok. Insomma, bellissimo, ragazzi. Cioè, bellissimo. Non l'auguro a nessuno che uno vi mangi in faccia mentre parla, un gran cafone, però... Amen. Non dico neanche il nome del brand. Sai se magari ha qualche figlio parente che segue il canale. Mamma mia. Comunque qualcuno deve stare dietro quei carri, ragazzi, perché il campo è gigantesco e sembra quasi lo stadio quello famoso che vi ho detto prima. niente. Non hai altri argomenti? ma puoi pure anche tu nel frattempo. Ma come va col vino? Mi ricordo mica tanto questo. Sto portando la lama al campo. Come va col vino, Turbo? Il vino, allora, quest'anno la vendemmia, l'uva era proprio bella, cioè, ma dappertutto in generale qui in zona, veramente era sana. Leale e mercantile. Sì, sana, e poi com'è che mi sfugge il termine, insomma, era, faceva un grado ottimo, quindi proprio ci sta, quest'anno per malattie, poco niente, proprio poca sana, botritis, è abbondante, sana e abbondante, insomma, sì, veramente, bravo, e ricordami che vitigni produci, te, Corvina, Corvinone, Molinara, Rondinella, no? Ah, è Rondinella, sì. Ma io devo venirti in casa? No. Vabbè, comunque. Sì, insomma, la mia sfuggita. Dai, cioè, quelle zone lì ormai sono battute, diciamo. Comunque, siamo già arrivati, ridendo e scherzando letteralmente, a 18 minuti di video. Qualcuno di voi ha qualcosa da dire, dato che è un evento speciale, è l'ultimo episodio dei Controterzisti su FS19 e probabilmente con questa serie ci vedremo l'anno prossimo? Niente. Volevo proprio chiedere questo, ma rivedremo questa serie. Ok, avete domande? Tipo... perché hai già risposto, quindi mi hai tolto le parole di bocca. Ok. Sì, in sostanza, ragazzi, io pensavo di partire come faranno tutti, ma ognuno la porta nel proprio stile. Io penso di partire... Madonna, ma cosa ci vuole? Un autolivellante? Qua un assiale va in crisi, perde tutta la mano. Ma cos'è sta roba? Comunque... Sei un disastro. Ma comunque... volevo dire... Ragazzi, partiremo con tranquillità su FS22, senza mod, come faranno tantissimi colleghi. Ognuno lo farà col proprio stile. E tutte le serie tematiche, quindi Masters of Wood, la Farm di Giuliano, chi più ne ha più ne mette, i Controterzisti partiranno quando ci saranno un po' di mod base che aiuteranno il gameplay, perlomeno. E quindi sarà probabilmente per gennaio. Teniamoci come data buona, senza strafare, senza promettervi nulla, perché io non voglio promettere e dopo non mantenere. E le poche volte che capita mi sta parecchio sulle scatole, vedi video postazione che prima o poi arriverà, ma arriverà e arriverà, io continuo a dire, ma un giorno ve lo troverete così a caso, quando nessuno ci sperava più, vi troverete il video. Proprio a tradimento. Comunque appunto stavo dicendo che con calma, senza promettere nulla, intanto si parte con FS22 a scoprire le enormi novità, perché
ok, che è una continua ripetizione di sottoprodotti su sottoprodotti che interessano relativamente poco. Dopo una volta dopo averli affrontati le prime volte, penso che non interessino più di tanto. Sarà così? Non sarà così? Cioè, secondo me sarà un po' una noia. Se produci la torta, produci la cioccolata, produci il caffè, ok, bello, però si tratta sempre di portare quelle 10 coltivazioni a fare lavorazioni diverse in cui non puoi interagire. Quindi quella cosa un po', insomma, staremo a vedere. E quindi, detto questo, che mi sono perso quel discorso, analizzeremo tutte le grandi novità del gioco e dopo andremo avanti con le nostre serie. Ema mi diceva, vi ripeto, non mi sono spoilerato più di tanto e non mi sono informato, però Ema mi diceva che è migliorato molto sul punto di vista forestale, e quindi si può fare Agronord, ma lo fai a porto? Cosa? Sul punto di vista forestale, quindi saremo a vedere. Ema? Sì? Sei andato a Ema? Sì. Ema. Prima di chiudere l'episodio dovevi fare questa battuta. Ema. È uno scioglilingua. Sì. Nuovo scioglilingua del canale. Ema. Hashtag. Lo stavo dicendo io. Hashtag. 03 Emanueli entrarono a Ema. Trenellando. Guarda te se fai, non ce la fa. No, ragazzi, grazie per aver seguito questa serie, i contoterzisti, per ben 2 anni. Non ho più niente, Turbo, non ho più niente, vai via. Okay. No, sono pieno anche a me. Okay. Grazie per aver seguito per questi 2 lunghi anni la serie dei contoterzisti. Ci siamo divertiti, abbiamo avuto ospiti. Finisce così, con un sacco di milioni, qualsiasi stabilimento, biogas, patate, qualsiasi roba, politica, qualsiasi roba. No, ragazzi, creiamo pure i vaccini. No, sto scherzando. Sto scherzando. Comunque, a parte gli scherzi, grazie mille veramente a tutti. E noi ci vediamo prossimamente con una nuova stagione di questa serie che avete apprezzato veramente tanto. Vi faccio salutare da Ema. Ciao a tutti. E da Turbo. Mille. Ciao a tutti. Da Lamborghini. E anche da Agronord. Ciao. Avremo modo di intervistarlo per bene quando avrà più tempo e sarà più sveglio, perché comunque stiamo registrando alle 23:54. Detto questo, ancora un enorme grazie e ci vediamo prossimamente.